Davanti ad un Pala Megabox gremito, l'Ital Service Loreto Basket Pesaro da tutto, ma è la Virtus Roma ad aggiudicarsi gara 2 della finalissima di Serie B interregionale con i capitolini che vengono promossi in Serie B nazionale. Per i pesaresi svanisce il primo match point, ma ora c'è un'altra possibilità di salto di categoria, quella che passerà attraverso lo spareggio contro la vincente del derby siciliano fra Orlandina e Ragusa, ora con la serie sull'1-1. Loreto ci arriverà dopo un confronto con Roma in cui esce a testa alta. La Virtus prova a fuggire nel primo tempo, ma i pesaresi inseguono restando incollati al match. Roma chiude la prima frazione avanti 34-21 e nel terzo quarto Pesaro riemerge chiudendo sul 46-45. Strenua lotta anche nel finale in cui alla sirena la spunta Roma 71-67. Sicuramente è stata una battaglia, ma tanto ai playoff le partite sono tutte così, cioè devi lottare fino alla fine. Comunque mi sento di fare i complimenti a Roma perché comunque ha dimostrato che all'inizio dei play-in è rimasta un po' così sorpresa, poi si è ricompattata, è arrivata a questi play-off in carico, in forma e molto carica. Quindi sicuramente si meritano la vittoria. Noi ci abbiamo messo di tutto e di più, però bisogna dire le cose come sono. Probabilmente è una squadra superiore a noi, inutile che ci nascondiamo, cioè sono magari più organizzati, sono più abituati a giocare certe partite, hanno anche un pubblico, un seguito importantissimo, erano 3600 nella prima partita, sono venuti tanti a Pesaro, quindi probabilmente sono più abituati, è normale, sono la prima società di Roma e ci sta, hanno un giocatore fantastico come Welland, a noi probabilmente in questa fase ci manca forse un leader come Welland che nei momenti decisivi prende in mano la squadra, la trascina. Ora lo spareggio contro una fra Orlandina e Ragusa, con gara 1 fissata il 12 giugno in trasferta, gara 2 il 16 giugno al Pala Megabox, mentre l'eventuale gara 3 sempre in trasferta il 19 giugno. Pensiamo adesso al prossimo turno e dimentichiamo, facciamo che questa sia l'esperienza per il prossimo round. Abbiamo la seconda possibilità, dobbiamo giocarci questa seconda finale contro Capodorlando Ragusa, quindi abbiamo un'altra possibilità ancora di andare in Serie B nazionale.